La Cappella Orsini ospita l'Accademia del Superfluo, ossia il centro studi che fa un po' da, come dire, da coordinamento di tutte le attività, e quello che poi ha al suo interno l'Accademia del Superfluo come scuola d'arte. Questa è una scuola di arti decorative in cui si apprendono delle tecniche, diciamo, molto antiche. Iniziamo per esempio dai finti marmi, che generalmente sono quelli più usati appunto dagli scalpellini romani. La scuola ha un suo nutrito di allievi entusiasti che poi alimentano l'attività del nostro centro studi, per cui alcuni di loro possono diventare nostri collaboratori. Io sto apprendendo questa tecnica per utilizzarla poi in quello che è il mio hobby, quindi che è un po' diverso, nel senso io rilego libri, e quindi per fare libri d'arte contemporanea anche tutte queste tecniche, che comunque sono classiche, diventano un modo per esprimersi anche su un supporto diverso, quindi per me questo è il mio goal sostanzialmente. Diciamo che l'idea mi è venuta perché volevo ristrutturare casa da sola. Direi che il salone ha già beneficiato di mura pompeiane. Ecco, adesso sto aspettando di imparare i lapislazzuli come ultimo marmo in programma e arricchire il mio bagno con un muro di lapislazzuli. Così non fai sempre lo stesso segno. Ok, bravo. I was so interested to belong at a school like here. We don't have this in Zurich, not at all. So to me, it changed my view. When I walk through the city, I can see, oh, this is this. It makes me happy. I'm a little bit Romania. Un discorso è la capacità artistica, un discorso è la tecnica, e la tecnica si apprende, quindi è un po' per tutti sostanzialmente.